È il giorno del Pineto Calcio, la storia del Pineto Calcio, tanta commozione anche se vogliamo. Tanta commozione, sì, questo dimostra che il calcio a Pineto è sempre esistito, ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura, nella crescita dei giovani. Ne abbiamo, con questo libro ne raccontiamo diciamo tutto un percorso dagli anni 50, 60, 70 e 80. Secondo me è un percorso affascinante, fatto di episodi stupendi, bellissimi. Tra l'altro poc'anzi il presidente della FIGC Abruzzo Daniele Ortolano ha dichiarato testualmente: il Pineto è un modello non virtuoso di più. Speriamo di continuare su questo, io ci credo, tu mi conosci e sai tutto quello che abbiamo fatto per la continuità del calcio e soprattutto la realizzazione degli impianti sportivi, perché senza questo il calcio non è possibile farlo. Non diamo soddisfazione, merito ai ragazzini che già da età adolescente si avvicinano a questo sport, devono trovare un po' i mezzi e quant'altro per esprimersi. Il primo anno di Silvio Brocco nel Pineto Calcio, qual è stato? Ma dirigente diciamo che è stato nel 79, ma la mia storia veniva da giocatore come portiere nelle giovanili del Pineto, poi allenatore della seconda squadra e poi sempre vicino. Una storia di 50 anni almeno. 50 anni sempre vicino. Qual è l'anno a cui è più legato? Dal punto di vista affettivo Silvio Brocco? Gli anni ne sono tanti, però posso dire che gli anni 80, quando abbiamo vinto lo spareggio col Guardiacrele a Francavilla, che ha segnato il ritorno del Pineto in quarta serie per poi continuare per 12 anni di fila dopo l'83, venivamo veramente dall'entusiasmo enorme di quando l'Italia vinse i mondiali dell'82 in Spagna, dove noi dirigenti eravamo stati invitati da Don Peppe, quindi abbiamo... Con quell'entusiasmo l'abbiamo trasferito immediatamente al Pineto Calcio e c'è stata una continuità di attività calcistica in Serie D per 12 anni e questo penso che sia stato una cosa fantastica. Tanti personaggi che sto vedendo qui hanno vergato pagine indimenticabili nella lunga storia del Pineto, direi soprattutto gloriosa. Mi viene in mente Andrea Iaconi. Oh, Andrea, grandissimo. Che ha vinto lui un campionato a Pineto. Ha vinto un campionato, con lui abbiamo costruito una squadra nell'82-83 per vincere, poi nell'83-84 il primo anno di interregionale con lui e con Franco Oddo. Sono stati due anni fantastici ed Andrea portò un modello di calcio quasi semiprofessionistico a Pineto. Un precursore ai tempi. Un precursore. Lo ricordiamo sempre così. Silvio, ti faccio l'ultima domanda, parlando dell'attualità, sarà un Pineto comunque ambizioso come negli ultimi anni? Ma sicuramente, fin quando ci sto io e Paolo me lo conferma, sarà sempre un Pineto alla grande. Conferma Paolo? Assolutamente sì. Quindi quest'anno... Lui è il rappresentante di Luco, la nostra società gemellata. Luco c'è dal 1975. Complimenti. Insieme. Complimenti. Grazie. Quindi il salto in C... Ah, dai, su Massimo. No, vabbè, però è un traguardo. È un traguardo, dai, è un obiettivo. Beh, Roberto Giammarino, anche per te una grandissima emozione questo pomeriggio qui, no? Un libro interamente dedicato al Pineto, un primo volume dagli albori agli anni Ottanta. Beh, questo è un libro pieno d'amore perché è fatto dalla persona che forse più ha rappresentato in questi anni il Pineto Calcio, che è il dottor Silvio Brocco, il presidente, il nostro presidente. Penso che l'abbia fatto veramente con la grande passione che ha in tutte le cose che fa e credo che sia un bel libro perché oltre alla storia riporta anche le immagini di quei periodi e dove facciamo parte un po' tutti quelli che hanno vestito la maglia del Pineto. Io come altri ragazzi sono arrivato nell'86-87, quindi allora fine anni 80. Quindi io già sono 4 anni che ho contribuito a questo libro degli anni 90. Fino agli un anni po' 90. Quanti anni hai? E poi c'hai ragione che il tempo passa in fretta e purtroppo è vero, la lunga militanza a Pineto da giocatore, adesso anche da dirigente. Quanti in totale? Quanti anni? Dovrebbero essere, sono arrivato forse a 17-18. Mamma mia, tra calciatore, storia.
dirigente, sì. Un anno l'ho raccontato, ero in una emittente privata, stagione 92-93, i primi anni della mia attività giornalistica. Roberto Giammarino era il capitano del Pineto, un Pineto che disputò un ottimo campionato, era il campionato nazionale dilettanti, l'attuale Serie D, allenatore il professor Di Lorenzo. Di Lorenzo, sì, me lo ricordo bene quell'anno perché fu un campionato molto molto bello e ben giocato con una squadra molto giovane, dove io ero uno dei più anziani, ma ero giovanissimo pure io, quindi lo ricordo, e fu un bel campionato, è vero. Tanti ragazzi interessanti, facemmo una grande cavalcata, mi pare che arrivammo quinti o sesti nel campionato, quindi grande campionato, vero, vero. Eccoci qui, siamo in compagnia di Camillo Di Gregorio, la storia del Pineto, un'emozione anche per lei, no? Sì. Io sono l'unico che Carraro mi ha dato la medaglia d'oro per 40 anni di onorato servizio alla bandiera del Pineto come giocatore e poi come dirigente. Congratulazioni, quando ha giocato lei nel Pineto? È stato il primo Pineto proprio? La prima, noi facemmo la prima affiliazione, facemmo la terza categoria. Vincemmo la terza, vincemmo la seconda, vincemmo la terza, la prima, e poi sono andato fino alla serie, la quarta serie. Quarta serie si chiamava. Allora quarta si chiamava serie. La quarta serie. Quindi anni 50. Sì, 50. Anni 50. Ruolo? Io ero alla sinistra. Alla sinistra. Che poi con l'età, poi andando. Passai a mezzo sinistro, poi a l'Alfa si chiamava prima, no? L'Alfa. Quindi portatore d'acqua. Portatore. E in ultimo terzino. Terzino, quindi ha fatto praticamente tutti i ruoli. Tutti i ruoli, meno, tutti i ruoli. Bello vedere il Pineto protagonista negli ultimi anni. Sì, come no. È una gloria per Pineto. Gloria, assolutamente. La squadra di calcio è una gloria. Tanti sacrifici da parte della famiglia Brocco, di Silvio Brocco. Oh, Silvio, ultimamente però, sì. Sennò il capostipite della cosa è stato. Renato. No, è stato l'avvocato Passerini. Ah, addirittura. Il primo, fu il primo presidente. Ed è stato lui che ha portato fino alla fine della Serie D, perché poi in Serie D ci fu la catastrofe. Assolutamente. Quanta nostalgia per chiudere di quegli anni? Ne ho tanti di ricordi, sì. E tutti belli. Oggi è tutta un'altra cosa. Noi giochevamo per a fine partita il dirigente ci portava a casa sua, ci dava un bicchiere di vino e le pastarelle fatte a gas. Era una famiglia prima il calcio. Sì, sì, era famiglia. Noi prima facevamo pure senza allenatore. Noi abbiamo avuto pure parecchi giocatori di Pescara. C'è stato come allenatore pure Ventura. Ventura. Ventura, un ex giocatore del Pescara, sì. Anni prima della guerra. Lei quanti anni ha? 85. Mi porta benissimo, complimenti Camillo. Lo so. Aneddoti ne ho tanti. Ah, un aneddoto allora ce lo deve raccontare, uno al volo. Noi andammo a fare la partita a Francavilla. Sì. E al ritorno ci fecero una sassaiola che non finiva mai. I vincemmo a Francavilla, no? Lungo il ritorno col pullman non ci lasciò un vetro sano. Al conto di Pedicone. E ci salvò Pedicone perché avevano messo dei macigni sopra il cavalcavia. Ah, sopra il cavalcavia. Pedicone ci avvisò uno di Pineto e dice cambiate strada perché però cambiamo strada. Però quelli ci aspettavano lì al ritorno con le sassi, non ci lasciò un coso. Poi avevamo per dotazione avevamo le prima adesso si usano i sacchi.
mentre prima c'avevamo le valigette, quelle ci salvò perché mettevamo la valigia così e i sassi, parevamo i sassi. Bellissimo racconto, grazie Camillo. Niente.